Non è che il Consiglio di Stato abbia detto riapri le porte, ha detto previo l'accordo con il Comune su che cosa? Sulla sicurezza. Ma la sicurezza è mediabile? La sicurezza è molte cose che neanche dipendono tutte dal Comune. Comunque tutto ciò è in mano ai tecnici e sono loro che ragionano su questo. La sicurezza prima di tutto. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, torna sulla questione dei luoghi di culto e della possibilità per i cittadini di fede musulmana di riunirsi in preghiera nei centri della comunità, dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso delle associazioni musulmane presentato contro la sospensiva rigettata dal TAR del Friuli Venezia Giulia. Si può tornare a pregare previo accordo col Comune. Il Consiglio di Stato ha fatto un percorso sulla monocratica. Il 19 marzo ci sarà invece l'udienza, sempre sulla sospensiva. Comunque non sul merito dell'ordinanza, sulla sospensiva, e in quella sede verrà discusso anche rispetto alla sospensiva un po' tutto. Attesa dunque per la decisione, intanto Cisint rimarca come l'ordinanza comunale che vieta la preghiera in assembramenti fosse stata promulgata per una pura questione di sicurezza pubblica. Ho detto sempre che la libertà di culto è un valore di tutti. Ci sono degli organi di informazione che hanno storpiato e mistificato gli accadimenti. L'ordinanza è un'ordinanza tecnica che dice che lì dentro ci sono gravi pregiudizi di sicurezza interna ed esterna e anche di incolumità pubblica. Io dico, in Italia c'è ancora la convinzione che l'Italia sia un paese di diritto, ovvero che prevalgano le norme, perché mi domando se le norme urbanistiche oggi abbiano o meno un valore, oltre a quelle fondamentali che supportano la sicurezza, o vogliamo sempre piangere ciò che succede dopo che è successo? È una domanda legittima che faccio, non ha niente a che vedere con la religione.